è quella che sta facendo del male enorme alle imprese, a quelle che pagano le tasse, a quelle che hanno centinaia e centinaia di lavoratori, ai piccoli e medi imprenditori, agli artigiani. Perché il danno sta facendo? Perché se tu un'impresa è regolare e ne hai a fianco un'altra irregolare e quella irregolare non viene colpita dallo Stato, tu violi la prima regola del mercato, cioè fai concorrenza sleale. E per evitare la concorrenza sleale bisogna avere l'ispettorato del lavoro, appunto la Guardia di Finanza, avere gli strumenti. Voi sapete che ormai siamo arrivati alla Guardia di Finanza che si paga la bisogna per andare in giro. Abbiamo assunto, mi ricordo alcuni anni fa, giovani nella Guardia di Finanza all'Inps, a cui fu dato la scrivania, ma gli fu dato un computer, cioè un gioco che aveva privi di strumenti. Perché anche il centro-sinistra ha gravi responsabilità? Perché la repressione dell'abuso, la repressione del falso in bilancio, la repressione dell'evasore non è un fatto morale solo, non è solo un fatto di giustizia, ma è un fatto di regolazione del mercato, perché rischi che le imprese sane che hanno investito paghino di più perché hanno come concorrente chi risparmia sul profitto. Un altro dei punti che Italia dei Valori ha nel proprio programma di governo alternativo è quello di dire alle imprese: guardate che noi mettiamo in funzione misure anticicliche, cioè l'impresa che ricapitalizza, cioè aumenta il capitale e lo investe in innovazione e fa formazione e genera lavoro buono a tempo indeterminato.